Siamo nel camper Civitanova. Il camper è quello di Apro Rinascimento, che è l'idea in queste amministrative di far sentire a chi andrà al governo delle città quanto la cultura sia importante. In questi giorni da Venezia, a Urbino, a Ascoli Piceno, a Civitanova si vedono migliaia di persone che hanno riconquistato le città dopo il tempo di chiusura. Io apro voleva dire anche oggi che l'apertura è l'unica forma di sanità, non c'è altra salvezza, non c'è altra salute, il resto è la malattia, stare chiusi in casa, stare a letto. Per cui io ho voluto lavorare con i ragazzi coraggiosi di Io Apro, e non mi pare che ci sia nulla che possa essere detto meno che attuale. Sì, ma la cosa è superata, sì, è superata sul piano apparentemente pratico, ma la mentalità di quelli che hanno chiuso rimane la stessa, vanno cacciati a pedate. Di Speranza, anche i Draghi, di Speranza e tutti questi Di Maio in tempi di guerra. Allora abbiamo pensato di fare una lista anche a Civitanova Marche, che è una città grande, importante, una città aperta, una città certamente unica, ma soprattutto aperta. E allora io vorrei fare una lista con candidati giovani, da soli. Possiamo poi decidere di allearci con un sindaco o con l'altro, ma la nostra lista deve essere la lista degli uomini coraggiosi. Quindi chi di Civitanova Marche, insieme all'amico che c'è già candidato e che ci dirà adesso quello che ha in mente, voglia partecipare a questa lista, è accolto. E quindi io credo che sia un'occasione importante. Civitanova deve far sentire la propria voce al di là delle paure, delle timidezze, delle chiusure. Deve essere una città aperta, unica perché è aperta. E allora io credo che quello che sta facendo il nostro candidato Crocetti, Gianluca, che si è candidato, sia potenziato dall'essere con la parola Rinascimento, che è la parola più bella che ha espresso l'Italia davanti al mondo, vuol dire Michelangelo, Leonardo, vuol dire Raffaello, e il mio nome come sostegno di quel Rinascimento. Quindi Io Apro il Rinascimento è una lista del futuro, e io credo che i giovani, e anche capaci di muoversi tra loro amici per evitare di essere guidati e amministrati sempre da vecchi rincoglioniti di un passato che si modula attraverso delle finzioni, dicendo le cose più stupide e banali. Sono delle capre. Cacciamo le capre da Civitanova e introduciamo i Crocetti. Assolutamente sì. Il mio impegno sarà quello di fare una nuova politica insieme a Vittorio e a questo progetto politico innovativo, rivoluzionario. E per me è una grande opportunità per Civitanova e per le nuove persone pulite, trasparenti, con nuovi ideali. Trasparenti però non invisibili. Non invisibili però. Cerchiamo di fare il meglio per Civitanova e per quello che mi riguarda, per le persone, per le singole persone che sono la base del futuro della politica, perché bisogna fare bene e bisogna fare meno restrizioni e più lavoro per tutti. Dunque lo slogan della Civitanova è: siate trasparenti ma non invisibili, fatevi vedere, combattete, arriviamo a una vittoria sicura, cerchiamo di dare a Civitanova un governo vero, siate trasparenti, non invisibili.